passiamo subito alla presentazione, abbiamo fatto prestissimo con la prima. Rachele Merini. Quindi passiamo a OpenStreetMap, anche se non sappiamo ancora perché, lo vedremo dopo. Un attimo che caricano la presentazione. Beh, intanto, buongiorno a tutti, sono Rachele Merini, sono presidente di Geograficamente. Geograficamente è un'associazione che nasce qui a Padova da un gruppo di studenti di geografia una decina d'anni fa, e ci occupiamo di territorio e di cartografia, e quindi occupandoci appunto di queste cose qua, per forza siamo incappati nei dati open e in OpenStreetMap. Negli anni abbiamo fatto alcuni eventi di mappatura, presentazioni sulla cartografia, e dall'anno scorso, scusate un attimo che sistemo il microfono, dall'anno scorso organizziamo spedizioni di mappatura in Kirghizistan, che sono un'occasione, sono 10 giorni di mappatura, e appunto per riflettere un po' su quello che è la mappatura libera, sulla strumentazione a disposizione e su come muoversi in ambienti remoti. E, oggi vedremo un po' quali sono le applicazioni per smartphone che noi possiamo utilizzare per visualizzare ed editare OpenStreetMap. Beh, intanto una volta che passiamo a OpenStreetMap ci ritroviamo in un universo completamente nuovo e che ha moltissime opzioni. Non è molto facile per gli utenti appena arrivati, diciamo, orientarsi, capire bene quali strumenti ci sono a disposizione e quale strumentazione usare, dipendendo un po' dalle necessità di ognuno. Questi sono solo alcuni esempi. Noi, ad esempio, possiamo utilizzare strumentazione smartphone per l'editing, per il routing, per gli sport outdoor, per il turismo, per l'accessibilità, per il social impact. Sono le applicazioni di impatto sociale che hanno, che hanno effetti evidenti, insomma, sulla società. E forse sono anche quelle meno conosciute, dopo le vedremo. Di questa scelta qua, parlare di tutte le applicazioni di smartphone è un po' impossibile in 15 minuti, e quindi vedremo quelli di editing, quelli di routing e quelli di social impact. Quando ho iniziato a fare questa ricerca, la prima pagina che mi è comparsa è questa pagina di Wikipedia, che è la comparazione delle applicazioni Android disponibili per OpenStreetMap. Diciamo che quando l'ho vista ho detto non ne uscirò mai da questa cosa, perché sono riportate oltre 100 applicazioni per smartphone solo per Android, e sono, insomma, c'è tutta la comparazione sulle varie funzionalità di ognuna. Alcune di queste, di quelle riportate sul wiki, non sono più attive, perché chiaramente il campo delle applicazioni si muove molto velocemente, nel mercato entrano tantissime nuove applicazioni, però ne vengono tante anche dismesse, e ne ho trovate alcune che non sono più funzionali. Quindi se qualcuno parla bene il wikipediano, non è il mio caso, quindi se qualcuno vuole dare una mano possiamo anche vedere questa cosa qua insieme, lancio questo appello, approfitto della situazione. Quindi ecco, ho dovuto per forza fare una selezione e vediamo le map, le applicazioni per l'editing. L'editing sono quelle app che consentono di aggiungere dati a OpenStreetMap e o modificare quelli esistenti. Tra le principali app per l'editing troviamo Vespucci, Street Complete, Osmo Tracker, Osmo Contributor, Osmo End, MapsMe, Osmo Go, e dopo possiamo continuare in eterno. E quindi alla fine vedremo che è stato fatto un sondaggio, e in base a questo sondaggio ho deciso quali app portarvi in questa giornata da farvi vedere. La prima innanzitutto che troviamo è Vespucci. Vespucci è un'applicazione Android ed è in assoluto l'applicazione più completa che noi possiamo usare sullo smartphone per editare il database. È un editor avanzato, è molto simile all'editor che possiamo trovare su desktop, ad esempio ID oppure JOSM, ed è quello che ci consente una maggiore libertà di editing. Qui ad esempio in queste due schermate vedete
Bisogna entrarci un attimo e capire come funziona, non è proprio immediato, però una volta che si capisce come riuscire ad editare, insomma, diventa un po' più agile la cosa. Praticamente si seleziona l'area che si vuole mappare, si scaricano i dati e una volta scaricati noi con dei semplici tap possiamo andare a modificare gli oggetti presenti oppure ad aggiungersi oggetti nuovi. E, le potenzialità, insomma le cose buone che troviamo su Vespucci è la possibilità di fare il download di preset da JOSM, che sono delle mascherine che ci vengono ad aiutare per editare certi elementi, insomma, di mappa. Si può lavorare offline una volta che si è scaricata l'area di nostro interesse e possiamo fare il download di task, che sono i compiti che gli altri OSMER hanno segnalato in mappa, che sono dei punti irrisolti che bisogna che qualcuno li risolve, insomma bisogna cercare delle soluzioni. Ecco, questo ad esempio è se noi è le mascherine di cui vi parlavo, che ci guidano un po' nel percorso e ci consentono di mappare con una certa agilità. E torno un attimo indietro per farvi... No, non torno indietro. Eccolo qua. Per farvi vedere, mostrarvi lì in basso, nella schermata che voi vedete a destra, vediamo un 42 che è diciamo la funzione per aggiungere i numeri civici. Possiamo aggiungere i bug, quindi segnalare i punti risolti, possiamo aggiungere i nomi degli oggetti che mancano e possiamo pure aggiungere proprio i punti di interesse che noi vogliamo inserire. La seconda app di cui vi parlo oggi è Street Complete, è un'app di editing completamente diversa da Vespucci, perché mentre Vespucci è per utenti avanzati che sanno già un po' muoversi in ambiente OpenStreetMap, Street Complete in realtà è per tutti. È facile e immediata, ha un editing guidato e ci offre diversi tipi di compiti. Noi apriamo Street Complete, ci troviamo la nostra zona, dobbiamo avere la connessione, scarichiamo i compiti che ci sono nei dintorni a dove siamo oppure della zona che abbiamo selezionato e cliccando, tappando sopra il singolo compito si apre una finestra che ci chiede ad esempio che tipo di pavimentazione ha la strada in questo punto oppure non soltanto è legato alla viabilità nel senso stretto, quindi al grafo stradale, ma è disponibile anche tutto il resto che si relaziona con la viabilità, come ad esempio i semafori, i passi di zebra, l'accessibilità delle strade. E, tra questi compiti appunto ci sono alcuni a scopo sociale che riguardano l'accessibilità per ad esempio chi è in sedia a rotelle. Street Complete veramente può essere usato da chiunque, è un modo facile e veloce di editare su OpenStreetMap ed è molto utile perché appunto con una velocità incredibile possiamo aggiungere veramente molti dati alla mappa, però purtroppo ha un editing limitato, nel senso che non possiamo andare a modificare la mappa e a modificare, diciamo, ad inserire nuovi punti nella mappa, però possiamo aggiungere informazioni. Richiede la connessione, quindi in ambienti remoti come può essere il Kirghizistan non è semplice da utilizzare se non facendo un lavoro prima di uscire sul campo. E appunto non si possono aggiungere elementi nuovi. Tra Vespucci e Street Complete troviamo Osmand. Osmand, che vedete qua, nasce come app di routing, però ha delle buone potenzialità anche per quanto riguarda l'editing in mappa. Ha un editing intuitivo, noi apriamo l'app, abilitiamo le modifiche a OpenStreetMap e basta fare un tap su una zona, un tap un pochino più lungo su una zona, che ci si apre la finestra delle azioni, possiamo decidere cosa vogliamo fare. Con Osmand noi possiamo aggiungere i punti di interesse, quindi non so, ad esempio vogliamo inserire un museo, tappiamo sulla mappa, si apre la finestra, crea punto di interesse, creiamo il nostro punto di interesse, inseriamo le informazioni con una mascherina, anche questa molto intuitiva,
E quindi niente, dopo possiamo fare l'upload diretto da app, che è sinceramente una cosa molto, molto comoda, perché segnarsi i punti, dover tornare a casa, dopo dover editare da casa, insomma, richiede tanti passaggi. Ho 5 minuti e non ce la faremo mai. Va bene, vado avanti. Quindi Osmend, questo è un altro esempio, ad esempio per segnare i punti risolti, le note di OpenStreetMap. Invece per quanto riguarda il routing, app utili alla navigazione che utilizzano OpenStreetMap, le principali app di routing sono sempre Osmend e MapsMe. Quindi diciamo di Osmend che ci è utile per l'editing, però ci è molto utile anche per la navigazione. Ci sono numerosi plugin, come ad esempio Osmend Parking, che vi dice dove avete lasciato la macchina e se per caso il parcheggio fosse a pagamento, vi dice anche, a orario, scusate, vi dice anche fra quanto scade il tempo e quando dovete tornare in macchina. E ha la funzione dell'accessibilità. Ha una finestra per le azioni veloci, quindi non dobbiamo andare a cercare le features che ci interessano. Ha la possibilità di calcolare la safety route per i ciclisti, escludendo alcuni tipi di strade. Possiamo lasciare note audio-video, consente l'import e l'export di JPX e per chi ad esempio guida camion consente di stabilire i limiti di altezza, peso e velocità lungo le strade. E MapsMe per contro ci dà l'info del traffico su alcune zone, ci dà informazioni sul trasporto pubblico in alcune città, non in tutte, ci consente un download di mappe illimitato, perché ad esempio Osmend possiamo fare il download di 7 mappe, però chiaramente possiamo cancellarne alcune e inserirne di nuove. E, ha un profilo altimetrico subito visibile, che mentre in MapsMe è subito visibile, in Osmend bisogna fare un tap in più, diciamo. E la visualizzazione è un po' più leggera, è leggermente più veloce rispetto a Osmend. Qua abbiamo un confronto delle caratteristiche, scelta di percorso veloce minore consumo, su Osmend c'è, su MapsMe no, e evita pesaggi c'è su Osmend e su MapsMe no. E l'ho cercato molto su MapsMe perché mi sembrava una cosa veramente utile e invece non c'è, trasporto pubblico, note audio, insomma quelle cose che abbiamo detto lì, e in base chiaramente alle nostre esigenze vedremo quale delle due usare. Social impact, quindi le app che hanno effetti rilevanti a livello sociale e umanitario, queste app sono forse quelle meno conosciute, 3 minuti, aiuto, sono quelle meno conosciute però sono veramente molto molto utili. Allora abbiamo MapSwipe consente di segnalare su mappa villaggi in zone dove c'è una cartografia lacunosa, pensate in alcuni paesi dell'Africa oppure in Asia centrale, dove ci mancano informazioni, le ONG vanno ad attuare i loro progetti in quei posti, hanno bisogno di sapere dove si trovano i villaggi, dove si trova la popolazione per consegnare, non so, ad esempio in questo caso del Chad, i medicinali. Noi segnaliamo in app dove si trovano i villaggi e dove insomma dopo l'ONG potrà andare ad agire. E Wheelmap invece è un'app che utilizzeremo forse anche domani, sabato, durante la mappatura dell'accessibilità. Serve appunto per segnare i percorsi accessibili, le zone accessibili in sedia a rotelle. Vedete, ci sono alcuni punti grigi, noi segnaliamo nei punti grigi se quel luogo è completamente accessibile in sedia a rotelle, se lo è parzialmente o se non lo è per niente. A supporto di queste app abbiamo Mapillary che ci serve come supporto per le app di editing e come supporto per le app sociali. E è veramente molto semplice da usare, la installate e uscite sul campo. Attivando il capture, voi prendete le immagini di quello che vi sta attorno. Ad esempio, io lì ero andata a fare un giro su un sentiero domenica e ho registrato tutto il sentiero, dopo viene caricato e le immagini vengono caricate direttamente dall'app sul sito, e dove noi dopo possiamo andare a cercare le immagini e da quelle immagini noi possiamo guardare quelle immagini per editare in mappa su OpenStreetMap. Molto importante, non possiamo ad esempio usare le immagini di Street View.
mentre quelle di Mapillary le possiamo utilizzare. E per fare questa ricerca abbiamo chiesto alla community, ci sono, alla community le preferenze. Di app per l'editing, gli Osmer utilizzano soprattutto Vespucci, 50%, però penso che sia perché hanno risposto a Osmer che veramente sono avanzati e insomma chi ha risposto sapeva bene usare le app di OpenStreetMap. In secondo luogo Osmend, dopo altro StreetComplete, Osm Contributor, mentre per l'app di routing Osmend batte con il 78%, MapsMe 20%, altro come ad esempio Magic Earth che invece ci consente di calcolare più percorsi e vedere le percorsi alternativi che le altre due app non ci lasciano vedere. E invece per quanto riguarda le app di social impact, come vi dicevo, sono poco conosciute barra poco usate. Ad esempio vedete che il 40% degli Osmer hanno detto che non utilizzano nessuna, mentre Wheelmap e insomma Mapswipe sono quelle più utilizzate e spero che in futuro ne vengano sviluppate di nuove perché sono molto utili. E per quanto riguarda l'app preferita troviamo Osmend, 50%, chiaramente perché ci consente di fare editing e ci consente di usarla anche per il routing, quindi è un'app abbastanza completa. E dopodiché Vespucci e StreetComplete. Sono stata brava, ho finito nei tempi. Grazie Rachele, soprattutto per l'accelerata finale. C'è tempo magari per una domanda, se è velocissima. Ok, niente. Grazie. Cerchiamo di stabilire la connessione con Maurizio Napolitano per l'intervento che nel programma trovate per primo. Switch to Osm, come e perché? Ci siamo. Bene. Vai Maurizio. Io sono online, mi sentite? Sì. Tutto bene. Ok, non mi vedo sullo schermo, ma adesso... Noi vediamo, immagino appariranno le mie slide. Esatto, ci sono già. Ok. Grazie Maurizio. Eccoci qua. Se riesci a, ciao a tutti. Se riesci a stare su 10-12 minuti, Alessandro, così posso iniziare? Stimoliamo qualche domanda. Ciao a tutti. Mi spiace non essere lì, ma ho avuto un problema, sono infortunato a un piede, faccio fatica a camminare, ho fatto fatica anche a venire in ufficio oggi. Ciò che sarebbe stato bello incontrare molte belle persone che ci sono lì, che vedo praticamente una volta all'anno per l'occasione di Osmit. La presentazione è Switch to Osm, come e perché. Questo qua è la mia timeline, perché mappe, trappole, casi famosi di migrazione, soluzioni client server e altri servizi routing e geocoding. Penso sia superfluo dire switch to Osm, cosa voglio dire in questo contesto qua, però Osm sta OpenStreetMap e lo switch è perché passare a OpenStreetMap. Perché? Il perché è molto semplice. Ultimamente tante persone stanno vedendo questa immagine di Google Maps, for the open purpose only, sta apparendo un po' ovunque. Questo anche perché la mappa di Google, come sappiamo tutti, è una delle più utilizzate in ambito commerciale, ci sono sempre più realtà che ne fanno uso. E sempre più persone, vedendo questo messaggio, facendo un ragionamento molto molto stupido, è il momento di pagare, dicono no, devo passare, devo cambiare, devo assolutamente cambiare, senza chiedersi esattamente perché dovrebbe farlo. Perché spesso il ragionamento è open uguale free, free uguale gratis, e quindi tutto ciò che è free sarà gratuito e quindi passo a un'alternativa. Bene, è molto importante quando parliamo con queste persone ricordare che OpenStreetMap non è un'alternativa a Google Maps. Quello che andiamo a cercare dentro Google Maps non lo troviamo sempre in OpenStreetMap. OpenStreetMap è tutt'altra cosa. OpenStreetMap è questo. È un database, è un progetto partecipativo dove tante persone raccolgono dati. Questi dati poi sono open data e possono essere riutilizzati per qualsiasi scopo, ma è quello il punto principale di OpenStreetMap. Dopo, da questa banca dati, nascono tantissime applicazioni periferiche, che sono già anche in parte state raccontate di prima, che non fanno altro che fornire dei servizi con cui possiamo replicare alcuni dei servizi che offre Google Maps e anche dei servizi oltre a questi. Quindi cercare dentro OpenStreetMap una soluzione di Google Maps secondo me è sbagliato. Io parto sempre dall'idea che ci sono persone che hanno tempo e persone che hanno soldi. Chi ha soldi paga, chi ha tempo si fa le cose per i fatti suoi. Può decidere di farlo con tanti strumenti e il mondo del software libero, il mondo del software open source, il mondo delle comunità aperte offre sempre tantissime alternative
che permettono di creare sempre più innovazione. Questo qua è quello che sta accadendo ora all'interno di OpenStreetMap, giusto per far capire che non è un sistema morto, è un sistema vivo. Quando andiamo a prendere una mappa ad OpenStreetMap, uno dei grandi vantaggi è quello che l'abbiamo sempre aggiornata. L'immagine che state vedendo in realtà non è una GIF animata, però questo secondo me è il vero significato di quando parliamo di OpenStreetMap. Pensare che 2 minuti fa c'è stato qualcuno che ha dedicato il suo tempo per migliorare la mappa del mondo, per dare dei dati che tutte le persone possono migliorare, possono utilizzare, per creare quello che è un bene comune. E OpenStreetMap ha ragionato soprattutto in quest'ottica, che è un bene comune, no, che è l'alternativa di Google Maps. Usciamo da questa logica, come dire, LibreOffice è l'alternativa a Microsoft Office, OpenStreetMap è l'alternativa a Google Maps. Sbagliato, siamo nella direzione sbagliata. Poi sicuramente è un problema nostro, noi della comunità di OpenStreetMap, riuscire a trovare il modo migliore per comunicare tutto ciò. Non sempre è facile, però possiamo giocare quando accadono queste cose, quando accade che la mappa di Google diventa a pagamento. Ecco qua allora quello che si può fare quando abbiamo i dati aperti. Sappiamo che questa parte qua in alto è il modo con cui le persone raccolgono i dati nelle maniere più bizzarre, dal utilizzare delle applicazioni per smartphone, conoscenza locale o anche da quello che accade all'interno di uno scontrino fiscale che contiene comunque informazioni un po' interessanti, portarle poi all'interno della piattaforma e da qui abbiamo mille modi per rappresentarlo, le classiche mappe, i dati disponibili, oggetti, mappe per persone non vedenti, eccetera. E qui abbiamo una serie di aziende, alcune hanno preso quelle che un po' più significative, ma ce ne sono talmente tante, che hanno deciso di fare lo switch a OpenStreetMap. Se andiamo a vedere su Foursquare e andiamo a guardare in basso, a un certo punto troviamo scritto Parameters Copyright Mapbox, Copyright OpenStreetMap. Andiamo a vedere su TripAdvisor e troviamo ancora OpenStreetMap. E non sono solo questi, sono sempre di più le persone, le aziende, le realtà che stanno decidendo di utilizzare i dati di OpenStreetMap per creare la loro mappa. I motivi sono tanti. Uno è, ok, a pagamento, ma volete dirmi che TripAdvisor o Foursquare non possono pagare Google Maps? Sì che lo possono fare. La differenza è che quella mappa la posso decidere io. Posso io decidere cosa appare, perché sull'insieme dei dati posso decidere che accade e non fare entrare altri competitor da fuori. Abbiamo anche un caso molto, molto interessante, tutto italiano, che però ha delle ricadute anche a livello internazionale, essendo un'azienda che lavora anche al di fuori del confine italiano, di immobiliare.it, dove qui si fanno anche delle cose molto più interessanti rispetto a quello che è usare la mappa. Si fanno delle cose molto più interessanti che sono quelle anche di partecipare in maniera attiva allo sviluppo di OpenStreetMap. Tempo fa mi ricordo quando si è saputo che immobiliare.it usava i dati di OpenStreetMap, qualcuno ha iniziato a dire, ma questi qua stanno usando altri dati, li stanno valorizzando, stanno creando il loro sistema di rendering, stanno creando nuove applicazioni, eccetera, ma soprattutto stanno modificando i dati. Anche io ho detto, ragazzi, se da qualche parte mancano informazioni su case, potremmo iniziare a chiedere a immobiliare.it delle informazioni e probabilmente prendendoci per clienti cominceranno anche loro a inserire i dati, perché esattamente quello che fanno immobiliare.it, se manca il dato, lo inseriscono e lo vanno a migliorare. Abbiamo altri casi, questo qua dell'InGV, più che altro mi interessava il fatto che c'è anche un po' di confusione, perché non so se riuscite a leggere, ma parla di dati provveduti da, immagini provveduti da MapQuest, OpenStreetMap, i dati in CC by SA, ma su questo sorvolo perché c'è poco tempo. Parliamo invece di altri attori dell'ecosistema OpenStreetMap. Qua ci sono nomi abbastanza importanti, sicuramente la comunità di OpenStreetMap li conosce perché Mapbox ormai è divenuto un faro, porta molta innovazione anche nel mondo dei GIS stessi, sta portando molte cose nuove. Telenav, per chi non lo conoscesse, ma già la parola da sola, nav, navigatore, fa capire che comunque sono due player, Mapbox e Telenav, che hanno molto interesse sulle mappe. Ma questi qua, Microsoft, Apple, Facebook, questi qua sono player molto importanti, sono diventati anche loro parte integrante dell'ecosistema OpenStreetMap. Le ragioni sono semplici, le ho nominate anche prima. Nel momento che uso una mappa da terzi, soprattutto nel caso di Facebook, il terzo può decidere cosa c'è sulla mappa e può decidere quindi di usare il mio strumento per veicolare altre informazioni e mi devo distinguere sul mercato. Poi ho anche un altro problema, quello della copertura dei dati. Voglio creare qualcosa che copra tutto il mondo, qui parliamo di multinazionali, devo avere qualcosa che lo copre veramente e mettere insieme dati non è facile. E guardiamo il caso, quello più eclatante, che è quello di Facebook. Se andate su Facebook e cercate il posto dove siete ora, vedete qua l'animazione, l'orto botanico di Padova, avete una mappa. Premete sulla mappa e se andate a chiedere le informazioni sulla mappa che trovate nell'angolo di destra, vi apparirà quello che avete a destra. Le informazioni sulle note legali e vedete che abbiamo i dati che vengono da OpenStreetMap. Curioso, no?
pensare che il nostro lavoro di comunità poi viene anche valorizzato in questo modo. E come lo sta facendo Facebook? Facebook, è, appunto, dovendo crearsi delle mappe proprie, ha iniziato a guardarsi intorno, a raccogliere dati, come avete visto prima, tra i provider c'è anche IR, e ha detto, compriamo, ma arrivano in un punto, alla Thailandia, dove la copertura dei dati non c'è. Ed è difficile trovare anche dati invece a disposizione della pubblica amministrazione. Quindi decidono di fare un lavoro molto importante, guardano OpenStreetMap se c'era qualcosa e decidono di acquistare foto aeree da Digital Globe. Comprano le foto aeree e da lì decidono di estrarre le informazioni. Lo fanno come? Attraverso sistemi di intelligenza artificiale, vedete Machine Learning Role Prediction, che vengono addestrati con cosa? Con i dati di OpenStreetMap. Da lì praticamente, addestrando il sistema riconosce dalle foto aeree alcune informazioni importanti come strade, fiumi, edifici e creano la prima base di dati grezzi. Questa parte di dati grezzi, utilizzando un tool fatto da Apple, vanno a verificare se questi dati sono coerenti fra di loro. Si parla di concetti molto semplici, un grafo stradale, che una strada deve essere connessa. Una volta che vengono fuori queste informazioni, cancellano quelle inutili, passano a un gruppo di persone, vedete qua, human editing, un gruppo di persone pagate da Facebook, che non fanno altro che andare a correggere questi dati e sottometterli a OpenStreetMap. Beh, poi succede un altro problema, ok, abbiamo inserito il nome della strada, come si chiama? Chi è che può saperlo meglio delle persone che ci vivono? Chi è che può saperlo meglio degli utenti di Facebook? E quando sono lì, Facebook gli fa una semplice domanda. Per piacere, mi dici come si chiama questa strada? O mi confermi che il nome di questa strada è questo qui? E con calma, questa banca dati viene arricchita sempre di più da parte di Facebook stessa verso la comunità. E restituita, questa in virtù della comunità di OpenStreetMap. Quindi, partecipare a OpenStreetMap, fare lo switch a OpenStreetMap non è soltanto usare gli strumenti, è anche diventarne parte integrante, ma soprattutto poi, quando si va ad andare sul pratico, è come, che strumenti posso usare? Bene, uno degli strumenti, prima di tutto, è voglio avere una mappa, e per fare una mappa ho bisogno di includere un tilemap service, un sistema che mi manda delle mappe online, e abbiamo vari strumenti open source, tra i più famosi sono OpenLayer e Leaflet, e qui mi piace e allo stesso tempo mi dispiace dirlo, chi vuole fare lo switch da Google Maps a OpenStreetMap deve anche prendere in considerazione il fatto che dovrà usare anche delle API diverse, delle librerie diverse per cambiare quelle componenti che da Google permettono di interrogare Google e andare a iniziare a generare mappe. Se poi però il passaggio è qualcosa di più, abbiamo bisogno di creare noi un TMS esattamente come hanno fatto i vari immobiliare.it, i vari Mapbox, i vari Facebook, e qui allora abbiamo bisogno di raccogliere dati grezzi, costruirci noi il nostro sistema di tile e andarlo a distribuire. Ci sono vari strumenti per farlo, e su questi sono alcuni automatici. Vi raccomando attenzione a una cosa, se andiamo a utilizzare un sistema di tile, andiamo a vedere anche i termini di riuso, perché molte persone pensano che è gratuito. Uno dice, ok, prendiamo le tile di OpenStreetMap, ma non è proprio così. Le tile di OpenStreetMap hanno una loro policy molto precisa che potrebbe portarvi alla chiusura di questo. Per questo che conviene spesso andarsi a creare un sistema di tile o comprarlo da parte terzi, come fa Mapbox. Quindi questa è un'attenzione a cui non del tutto è libero, non del tutto è gratuito e bisogna stare sempre molto attenti. Un grande attore di questo all'inizio è stato Geocaching. Geocaching, questo sito dove c'è questa caccia al tesoro partecipata, loro avevano le loro hanno iniziato a usare OpenStreetMap dal sito OpenStreetMap.org e dopo un po', avendo un grande successo, gli apparivano questi messaggi che non potevano utilizzare le tile. Allora hanno deciso di passare a Google. Adesso poi Google è diventato a pagamento, hanno fatto due conti e hanno deciso loro di crearsi il loro sistema di tile. Come vedete i sistemi di tile ci sono tanti, volete crearne uno voi. Ci sono tanti strumenti per farlo, quello che consiglio è questo OpenTile Server, dove praticamente con uno script fa tutto. Prende tutte le parti necessarie, il database BossJS, il POST, il Mapnik per fare il rendering, un sistema per importare USM2P, SQL, i dati dentro Postgres, la rappresentazione e la distribuzione. Lo fa con un solo click, chiaramente avete bisogno di andare a scaricare i dati. Una volta che però voi volete creare il vostro personale modo di creare la mappa della rappresentazione, potete giocare con il Carto CSS, che è un sistema che piace sempre di più anche ai designer, a chi viene dal mondo web, perché attraverso degli stili molto simili al linguaggio CSS e dell'HTML permettono quindi di definire le varie rappresentazioni, quindi creare voi la mappa, scegliere voi quello che sarà. Sistemi di geocoding, questo se vogliamo è uno dei tasti dolenti all'interno di OpenStreetMap, perché è una delle cose più richieste in assoluto,
avere un sistema di geocoder, qualcosa da cui io prendo, interrogo e mi restituisce informazioni. Ci sono vari sistemi, come vedete Nominateam è quello integrato in OpenStreetMap, Photon è quello usato dall'azienda Komoot, Pelias è quello su cui io al momento consiglio di concentrarsi, anche perché come vedete è diventato parte integrante della Linux Foundation e permette di fare delle query molto più precise, molto più vicine a quello che riesce a fare Google, perché è brutto da dire, ma la realtà è questa: il vantaggio principale di un geocoder non è tanto il fatto di avere una banca dati aggiornata, che questo in OpenStreetMap c'è, anche se sappiamo bene che su alcune cose tipo i numeri civici siamo un po' indietro, ma il fatto di avere qualcosa che riesce a disambiguare i vari termini, qualcosa che mi suggerisce, qualcosa che dice se ho scritto quel nome sbagliato me lo corregge e mi riesce anche a andare a individuare altre cose. Il vantaggio poi che abbiamo in OpenStreetMap è che spesso sui nomi che andiamo a inserire possiamo anche inserire nomi locali, ad esempio ci sono tante città che hanno una piazza con più di un nome e lì grazie a questi geocoder basati su OpenStreetMap abbiamo anche questo arricchimento. Soltanto che il geocoder ha questo compito importante. Tra questi, dal mio punto di vista, Pelias è quello che al momento riesce a disambiguare meglio le informazioni. È stato un progetto di Mapzen, questa azienda ha chiuso, però come vedete al momento la Linux Foundation ha deciso di investire. Possiamo usare Pelias attraverso il sito geocode.earth, oppure se non in quel modo lì, andando semplicemente a installarci Pelias per i fatti nostri. Ci sono vari modi per farlo. Altra cosa che poi è spesso richiesta quando facciamo lo switch a OpenStreetMap sono sistemi di routing. E come vedete qua c'è l'imbarazzo della scelta. OSRM è uno di quelli di maggior successo, trova i percorsi principali e lo fa anche... Dimmi? E lo fa... Dimmi, adesso concludo. Sì, sì. E praticamente OSRM lo fa anche facendo uso di dati di modelli digitali a 3D. Abbiamo sistemi come GraphOffer o Perl Service che lo fa anche, come qua potete vedere, attraverso chi va in carrozzella, ma soprattutto OpenTripPlanner lo fa con trasporto multimodale. Qua sotto ho messo quello che sta offrendo adesso la regione Sardegna, perché ha integrato OpenTripPlanner e permette di fare questi percorsi di routing multimodali con aereo, barca, eccetera, da percorsi sempre più lontani. Quindi, conclusione, perché passare OpenStreetMap? Ma intanto ricordiamoci che free speech e not free beer, quindi stiamo facendo qualcosa che è veramente libero. Stiamo partecipando a un commons, a un bene comune, e ciascuno di voi può essere protagonista. Se volete cominciare a fare questo switch a OpenStreetMap, guardare le pagine wiki, informarsi sul sito omonimo di questa talk che è Switch to OSM e tenersi aggiornati su weeklyosm.org, che è un sito dove ogni giorno, ogni settimana avete informazioni su quello che sta accadendo e scoprite sempre cose molto più interessanti. Qua sono i miei contatti se avete bisogno di parlarmi. Mi spiace non essere lì, spero che, insomma, se ci sono domande comunque sono qua, ditemi voi se è necessario. Sono qua. Grazie Maurizio, per motivi di tempo credo che dobbiamo sopprimere eventuali domande, ma i contatti di Maurizio erano sulla slide, le presentazioni comunque saranno pubblicate. Hai ovviamente portato alla luce hai dato tanti spunti diversi, credo diversi a persone diverse con bisogni diversi e quindi molto utile. Dobbiamo passare al prossimo speaker, che è Alessandro Palmas, che ci racconta il contributo delle Nazioni Unite al progetto OpenStreetMap. Alessandro, un quarto d'ora con domande, quindi se riesci magari a risparmiare un paio di minuti, riusciamo ad avere una discussione. Benissimo, buongiorno a tutti. Mi fa piacere vedere tanti volti conosciuti, ma fortunatamente vediamo anche tanti visi nuovi e quindi... vuol dire che OSM si sta espandendo. Benissimo, purtroppo Diego e Attila non sono potuti venire perché in UN abbiamo un po' di problemi di budget. Io sono Alessandro Palmas che vi parlerò un po' di questo nuovo challenge diciamo qua nelle Nazioni Unite. Per andare avanti... partiamo da lo scenario. Cosa succedeva nel reparto GIS delle Nazioni Unite? C'era questo sistema che da diversi anni, però queste mappe prodotte avevano un ciclo di aggiornamento che oramai non era più in linea con le richieste delle missioni.
E questo oramai capita sempre più spesso nel mondo di oggi. Qual è stata l'idea? Avviare un progetto pilota che preveda direttamente l'inserimento dei dati in OpenStreetMap e da lì poi fare proseguire il processo delle mappe. Questo porta anche a, tramite la disseminazione dei dati su OpenStreetMap, a condividere i dati prodotti da UN anche per tutti gli altri operatori sul campo, quindi ONG, cittadinanza attiva, che piano piano in Africa anche questo fortunatamente sta iniziando ad esserci, e quindi rilasciando su OpenStreetMap i dati. Sembra un'idea banale, ma tenete conto che UN diciamo, è un universo attivo in più di 110 paesi e quindi appunto per noi che sembra una cosa da fare in un attimo, è comunque una rivoluzione mica male. Un punto che vorrei rimarcare però è che cosa ha aiutato questo cambiamento? Ha aiutato tante conferenze come queste, i Phosphor-G, gli OSMIT e la comunità. E anche delle persone quali Maria, che andavano lì a rompere le scatole e guardate che esiste il mondo open source e open data. Ok, e qual era la situazione precedente? Con dei prodotti ESRI, il processo di creazione di queste TPL era lungo e costoso. Quindi praticamente si ordinava una mappa, le missioni sul campo ordinavano una mappa e quando una missione sul campo magari ha delle emergenze, scoppia una rivolta, un qualsiasi cosa, un evento catastrofico, c'è bisogno di una mappa il prima possibile. E quindi questo già era un primo svantaggio. Le mappe TLM sono statiche e i dati aggiornati venivano aggiornati proprio con poca frequenza. E questi dati qua, una volta che fatto tutto questo sforzo, comunque questi dati venivano utilizzati principalmente per creare queste mappe. Quindi non c'era molta flessibilità del sistema. Lo schema dati era progettato per essere utilizzato esclusivamente a scala 1:50.000 e quindi ecco con tutte le generalizzazioni del caso lo schema dati è difficile da integrare con altri dati geografici, forse perché era una soluzione closed source, ecco, forse magari avessero adottato un open source avrebbero avuto meno problemi. Ecco, questo più o meno lo schema dalla cattura dei dati, all'armonizzazione, alla generalizzazione e alla produzione e alla fine tutti questi sforzi producevano questa mappa qua, 1:50.000. La soluzione proposta è creare un servizio self-service, quindi chiunque sia abilitato può richiedere una mappa senza dover fare chissà quali procedure e abbiamo stimato in circa un'ora viene prodotta un PDF che viene inviato via mail dalla persona richiedente. Quindi passiamo da diverse settimane e costi notevoli a tempi di un'ora e costi ridotti. Quindi il tutto attraverso il geoportale delle Nazioni Unite. Come vengono generate queste mappe? Vengono generate appunto con un nuovo prodotto della ESRI, spero non partano le bordate di fischi, però purtroppo nelle grossissime organizzazioni purtroppo bisogna avere tutto pronto, quindi signori di QGIS, lavorate ancora un po'. Beh, diciamo siamo buoni clienti, diciamo così, va. E poi le mappe sono generate utilizzando dati di rilevamento delle precedenti missioni, quindi abbiamo dei dati che in alcuni casi possiamo chiamare storici, dati autoritativi UN, quali ad esempio i confini e i toponimi, anche perché se magari andate sul posto e fate vedere a un somalo che c'è un nome che non va bene o il confine che è spostato, ecco magari se ne potrebbe avere un po' male.
le curve di livello e dati aggiornati in quasi real time da OpenStreetMap. E da qui la rivoluzione. Perché in quasi real time? Perché nonostante noi teniamo una copia aggiornata quotidianamente in Postgres, il passaggio al database avviene solo ogni tanto facendo delle verifiche. Perché? Perché magari se lo vengono a sapere, che so, Boko Haram che deve fare un'offensiva, va lì, modifica tutte le strade e uno genera una mappa sbagliata. Ecco, quindi diciamo ovviamente si attivano dei processi di verifica. Quali sono gli obiettivi a breve termine? Configurare questo prodotto, questo product on demand, sia lato back-end che front-end, configurare il template della mappa per appunto avvicinarsi allo standard utilizzato, creare poi ovviamente una guida di estrazione dati da OpenStreetMap al mondo MGCP, che è un consorzio multinazionale. E le mappe UN adottano uno schema molto simile, perché più o meno è uno standard riconosciuto da diverse nazioni, e allora si è adottato quello tantissimi anni fa. Viene eseguita una validazione dei dati, quindi in tutte le aree coperte dalla missione UNSOS. La missione UNSOS è la missione in Somalia da cui diciamo, sono stati presi i fondi per partire con questo progetto pilota, e soprattutto vengono estratte direttamente su OpenStreetMap tutte le strade, gli edifici, le cose mancanti, partendo da immagini satellitari aggiornate. Le immagini satellitari aggiornate, diciamo, abbiamo un agreement con Digital Globe, quindi ovviamente a prezzi scontati, perché diciamo, ne facciamo uso umanitario, e a volte riusciamo a lavorare con immagini satellitari di 10-15 giorni, scattati 10-15 giorni fa. Ecco, quindi diciamo, riusciamo a fare un bel lavoro. La Somalia su OpenStreetMap, perché come vi ho detto il progetto è partito focalizzandosi sulla Somalia. Ci sono due persone impiegate a tempo pieno, il sottoscritto e il buon Paolo Geofriz, che è qui con me, per mappare, quindi diciamo, consumiamo i mouse a mappare e diciamo, a coadiuvare gli sviluppatori e chi si occupa, diciamo, di gestire la transizione. Altre due persone nel controllo qualità, e il controllo qualità viene fatto direttamente su OpenStreetMap, quindi diciamo UN mappa e fa il controllo qualità. A questo punto poi i dati vengono iniettati nel database. L'inizio dell'attività è stato il 12 novembre e come vedete l'incremento in 3 mesi abbiamo incrementato di 16.800 km le strade, che è la caratteristica principale richiesta, mentre nei precedenti 9 mesi l'incremento fu solo di 8.300 km. Lo strumento utilizzato è JOSM, quindi diciamo, stiamo spargendo in UN l'utilizzo di JOSM, utilizzando come base map appunto, le immagini satellitari. Dice tra Globe qual è il workflow, e quindi partiamo dall'editing su JOSM. C'è tutta la quality assurance che ha stabilito tutte le procedure di controllo qualità. Dopodiché vengono estratti dati e tradotti tramite un file YML che stiamo affinando sempre di più in questo standard pseudo MGCP. Viene importato in un database SQL e trasferito in questo Product of Demand di Esri. E dopodiché, dalla missione, quindi remotamente, il cliente seleziona un'area di 28 km per 28, mentre prima aveva delle griglie, ora può fare un pan, quindi si può spostare tranquillamente. E il sistema fa la vestizione della mappa, sostituisce i nomi giusto per evitare problemi,
aggiunge le curve di livello, inserisce le annotazioni, le griglie e così via. E dopodiché viene generata appunto questa mappa 1 a 50.000 in formato a zero. L'obiettivo a lungo termine è intanto estendere l'uso di questo prodotto e quindi di OpenStreetMap a tutte le missioni, cooperare con le altre organizzazioni, quindi sia con FAO ma anche con HOT e tutti quelli che hanno interesse a lavorare con OpenStreetMap, rendere OpenStreetMap l'ambiente di default su cui lavorare, e quindi anche questa è un bel challenge, e coordinare la raccolta e l'estrazione con altri partner internazionali. Dopodiché internamente generare mappe anche a scale diverse, e quindi arrivare anche a mappe, a city map, mappe urbane. Abbiamo già attivato un task manager interno per eseguire mappature interne con la possibilità di utilizzare le immagini di Digital Globe. E soprattutto attivare collaborazioni con università e associazioni per organizzare mappathon e workshop. E questo chiedo a voi, se fate parte di associazioni e università, aiutateci e mettiamoci d'accordo se volete organizzare qualche evento. Questo è uno stralcio della mappa. Ecco, cosa importante da notare è che viene dichiarato, cioè il disclaimer, che vengono utilizzati i dati OpenStreetMap, cosa che magari potrebbe non essere scontata. Ecco, qua vedete banalmente un po' il lavoro di traduzione, il file YAML generato, e quindi aiutateci a entrare nelle università e nelle associazioni. Vi lascio con, se volete vedere il link della presentazione del Global Service Center, è lì, e quella è la nostra palazzina di Brindisi, dove siamo. Ecco. Grazie, e se c'è una domanda... Allora, se ci sono qua gli speaker della prossima sessione, potete nel frattempo già avvicinarvi alla regia e caricare la presentazione. Da parte mia, un esempio di applicazione specifica di cosa si può fare con OpenStreetMap e di come si può fare completamente con la partecipazione di varie persone. Una slide su cos'è l'accessibilità, cosa può essere? Spesso hai una disabilità motoria in particolare, quindi carrozzine in ambito urbano, quello che si dovrebbe cercare di avere come obiettivo è quello di pensare a un'accessibilità molto più alta, che ovviamente pensiamo un umano non fa sentire una terra spesso limitata negli spostamenti, o come rendere le città accessibili a usi molto più ampi, come possono essere pensati per ragazzi, bambini, adolescenti, ma non sono. Quindi diciamo, teniamo un occhio ampio, anche se in questo caso parliamo essenzialmente di accessibilità. Cosa sono i PEGA? Sono i piani di minimizzazione delle barriere architettoniche che sono previste dalla normativa nazionale sin dall'86 con vari step. Dovrebbero essere un obbligo per tutti gli enti pubblici in albergo. In realtà anche le applicazioni penso che siano un po' random a livello vero, per esempio c'è una legge delle disposizioni generali abbastanza recente, ma già una decina di anni fa, che coordina e cerca di stimolare la creazione di PEGA. Cos'è l'accessibilità in ONU? Molto in modo semplificato, anche per chi non conosce, cioè stiamo parlando di elementi geometrici della linea che in OpenStreetMap è caratterizzata da un tag, da un metadato che è highway qualcosa, residenziale, marciapiede, pista ciclabile. Per esempio, se si aggiunge il metadato wheelchair yes, significa che per qualche motivo quella strada, quell'elemento, quell'edificio anche è accessibile. E questa è la base. C'è molto di più, si può caratterizzare con dei tag diversi elementi, strade, marciapiedi, piste ciclabili, e si possono aggiungere informazioni sulla larghezza, la pendenza, il tipo di superficie, attraverso un tipo di varie tipologia, edifici e destini commerciali con ingresso adeguato, con bagni accessibili per disabili, parcheggi, eccetera.
e anche l'obiettivo è fare informazioni relative anche ad altri tipi di disabilità. Poi sottolineato quindi l'aspetto motoria, perché anche in questo caso in realtà partiamo da quella. Come si usano queste informazioni che sono nel database, come diceva la funzione qualitano prima di OpenStreetMap? Ci sono delle app, già citata Rachel prima, come WheelMap, che danno una mappa di una certa zona con molto visibile, in modo chiaro, quali sono gli esercizi commerciali o gli edifici, gli enti pubblici ai quali si può accedere attraverso una carrozzina. Il modo più diciamo, articolato, cominciano ad esserci dei servizi che hanno, se avete Google Maps, spesso l'obiettivo è una persona in macchina, su altri servizi come Ausland, hai la bicicletta, il filo della bicicletta e la persona a piedi. In questo caso c'è anche la cucina della persona in carrozzina, quindi è un routine specifico per persone in carrozzina. Questo è un zoom dell'area di Urbano dove abito io, dove una persona da qui, dal verde al rosso, ha gli attraversamenti pedonali, percorsi pedonali su marciapiede, quindi con altre informazioni anche, come dicevo prima, che caratterizzano la superficie, che può essere più o meno disagiata del marciapiede, e il tipo marciapiede, attraversamento pedonale e altre informazioni, se vengono inserite. Una slide su alcune statistiche, abbiamo iniziato ad analizzare i dati in Italia, due parole brevissime, cioè è molto disomogeneo l'approccio alla mappatura di questi elementi in OpenStreetMap, molto caratterizzato e focalizzato sui centri abitati, forse anche giusto che sia, un po' di prevalenza delle regioni a nord d'Italia, ma è molto guidato da iniziative molto piccole anche di singoli utenti che possono far salire le statistiche, perché siamo ancora a un livello molto molto basso di conoscenza, applicazione e mappatura di queste informazioni che sono molto in dettaglio. Il grafico a sinistra in basso è un altro modo di vedere non solo i nodi o i punti che vengono mappati, ma anche la lunghezza, e questo solo per far vedere che volete qua su un segnale come sotto. Si mappano molto velocemente, cioè si aggiunge il target, qui c'è facilmente su magari un sentiero di montagna, uno passeggia e dice vabbè, questo sicuramente è no, quindi qua non ci può arrivare qualcuno, e quindi le statistiche della lunghezza dei sentieri di montagna che hanno Witcher no, schizza su perché è molto facile. Se si vogliono aggiungere queste informazioni in un certo urbano, magari bisogna mappare il singolo marciapiede, ci aggiungi sui tag, quindi è anche più articolato. Alcuni esempi, perché l'obiettivo e le persone che hanno partecipato, non l'ho detto all'inizio, come sono come autori in questa presentazione, derivano da alcuni esempi di applicazione in alcune città italiane. Milano, vado molto veloce su queste slide, riassumo i concetti principali. Ci sono realtà in cui cittadini e amministrazioni hanno collaborato insieme in modo molto integrato per aumentare l'informazione sull'accessibilità. Milano è una di queste, con degli esempi focalizzati in zone ristrette, che attraverso anche la forte collaborazione con l'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio di Milano stanno estendendo metodi di classificazione a zone più ampie, con un'interazione molto stretta tra OpenStreetMap e anche il riportare queste informazioni, cioè editare, aggiungere informazioni per i propri scopi e riportarle alla comunità. Sottolineo diciamo che la convenienza, anche da questo punto di vista, di OpenStreetMap è sulla possibilità di disseminazione di dati raccolti, strumenti che incominciano ad essere semplici e una collaborazione con la comunità che viene attivata attraverso, per esempio, delle pagine di documentazione per interagire con la community e quindi stimolare un ritorno reciproco. Genova è un esempio molto diverso, con due utenti molto diciamo abili, tra cui uno il presentatore di prima, che aggiungono informazioni specifiche e arricchiscono la città di Genova con una mole di informazioni, immagini di mappillari, strade, marciapiedi elevata, decine di chilometri mappati in dettaglio. Torino è un'altra esperienza più simile a Milano, diciamo, come un'integrazione e una collaborazione con enti e società partecipate del comune, della regione, che contribuiscono e organizzano anche mapping party con un input molto rilevante sull'effetto e anche un aiuto, diciamo, alla comunità a mappare in modo omogeneo. Quelle sono delle schede che aiutavano le persone che hanno partecipato a questi eventi a mappare in modo comune. Questo è un esempio personale. Un altro esempio tipo Genova, singoli utenti che in un'area comunque ristretta
nel mio caso ho cercato di testare tutti i possibili tag, magari anche con numeri molto piccoli, per vedere qual è l'applicazione nel contesto urbano. Alcuni elementi di base come linee guida, come metodo di lavoro abbiamo visto che un po' tutti hanno come base Mapillary, dopo vediamo alcuni minuti di presentazione di uno degli sviluppatori di Mapillary, perché dà un'informazione di base che può essere utilizzata al momento per il singolo utente che corregge o si ricorda dove è passato, ma anche persone che non sono nel luogo che possono aggiungere informazioni contestuali nell'area. Una mappatura focalizzata, cioè si va per strada a segnarsi delle informazioni. Adesso Alessandro mi ha passato questo, per esempio sull'accessibilità, se il marciapiede è più largo di 90 cm da legge nazionale, cioè se questo non ci passa vuol dire che là ci va un wheelchair, no. Anche con strumenti molto fatti manualmente che costeranno 50 centesimi, 60 magari, non lo so. E restituzione poi dell'informazione su PC, perché poi c'è un lavoro di editing delle informazioni raccolte tramite varie app sul PC. È importante avere pagine informative di coordinamento tra chi edita e la conoscenza di come si fa a farlo nell'ambito OpenStreetMap. Delle schede di mappatura sono molto utili, soprattutto per chi non conosce bene come si fa o lo sta imparando in quel momento, e anche cose molto pratiche come hashtag durante l'evento, in modo da ritracciare cosa è stato fatto, come è stato fatto successivamente. Alcune criticità sono, come ho già accennato, che gli elementi importanti per l'accessibilità e i tag specifici sono ancora molto poco presenti in OpenStreetMap, sono specialistici e quindi ce ne sono ancora pochi, focalizzati nei centri urbani, però nel positivo anche sforzi abbastanza limitati possono aumentare di molto, migliorare di molto la mappa. La mappatura è molto dettagliata e richiede un'esperienza e una presenza fisica sul luogo, però come dicevo Mapillary può aiutare a fare anche delle cose da remoto, e l'uso di app e di smartphone aiuta sempre di più a facilitare questa operazione. E il coordinamento e quindi l'uniformità dell'approccio deve essere stimolato e discusso all'interno della comunità, in modo che non si mappino cose diverse, altrimenti poi l'aggregazione, che è uno dei punti cardine di OpenStreetMap, risulta molto tarpata. Parte finale, PEBA, abbiamo detto prima. Per esempio in Veneto ci sono delle linee guida e delle schede pratiche per segnare dal punto normativo come dovrebbe essere un elemento urbano o un percorso per essere accessibile. Ci sono delle domande specifiche e ho provato a fare una mappatura per dire se la domanda dal punto di vista legislativo e quindi la scheda tecnica che si dovrebbe compilare è il percorso pedonale largo di meno di 90 cm sul marciapiede, per esempio in OpenStreetMap si aggiunge l'elemento width, larghezza, al marciapiede in questo caso, e ci metti il numerino. In automatico, tra virgolette, viene filtrato in funzione delle esigenze anche della mappa, quale è sopra e quale è sotto. Questo è tutto in aggiunta al tag wheelchair, che è quello più esplicito, no? Che dice sì, no. La superficie può essere di vario tipo, si aggiunge surface. E serve una rampa, si aggiunge l'elemento curb, con un'altezza magari. Parcheggi, la luce netta della porta di accesso in un edificio, sono tutte cose che si aggiungono manualmente e si va a mappare o si raccolgono dati specifici, quindi si arricchisce il database di componenti specifiche. Mappatura partecipata l'abbiamo già visto molto, quindi lo salto molto velocemente. Cosa si mappa è un esempio visuale, cioè si mappano quelle cose lì, quelle cose che tu vedi tutti i giorni e magari non ci fai caso. Adesso che ho 2 mesi che mappo in giro, quando c'ho il tag qua in testa, allora Witcher, yes, no, curb, altezza, perché dopo diventi un po' malato, ma sono cose di cui non ci rendiamo conto e ci aiutano a capire come persone che non hanno magari la nostra fortuna in realtà vivono fisicamente queste limitazioni. Ultima, domani mattina ci troviamo verso le 9:30 a lavorare insieme con chi ha esperienza e con chi non ne ha, cercando di aiutare chi non ne ha ad acquisirne un po', per mappare le strade in centro a Padova, alcune aree, in collaborazione anche con il Comune di Padova, che ha dato patrocinio proprio anche per questa attività. E a quella pagina, se avete QR code potete vedere, ci sono informazioni aggiuntive anche per la mappatura di cui parlava Alessandro prima in Somalia, il task manager relativo alla Somalia. Qui c'è anche qualche volantino, se vi interessa lo venite a prendere, e ci vediamo domani mattina in via Ogni Santi. Finito con qualche minuto. Grazie Alessandro per aver recuperato anche qualche minuto. C'è una domanda al volo anche qui?
Al volo. Il mio è più un commento e un invito. Io sono uno di quelli che fa mappatura per bicicletta e mi rendo conto in più che questo lavoro del wheelchair map e dell'accessibilità utilizza tanti di questi elementi che io ho inserito per la bici. Per quello sicuramente un invito a tutti quelli che mappano per le bici di considerare allo stesso tempo anche questo aspetto. È una grande sovrapposizione e bisogna tirare nella stessa direzione assieme. Grazie. Dicevo fuori programma perché abbiamo la fortuna di avere qua Christopher Beddo da Mapillary, che ci parlerà giusto per qualche minuto. Chris ovviamente non è italiano, quindi I think you will give the talk in English. Ok? You have only very few minutes, so try to be brief. Thank you. Grazie a te tu. Pararò in inglese. I'm Christopher from Mapillary and I'm going to give a very quick presentation about some of the tools, the data and how you can get started mapping. So first I want to present Volker Schmidt. He's one of the top mappers from Mapillary. He's based here near Padua. And Volker has his bicycle with a mobile phone and camera mounted, which he can use to collect photos throughout the streets here in Padua. So this is a great way to collect imagery and also turn it into a resource to use when improving maps, including OpenStreetMap or your own maps. So talking about Mapillary in relation to free and open source software, the mission that we have at Mapillary is to make an image representation of the entire world. So it's a database of spatial features that are inside those images, and then we make this accessible for others to use in their maps. The users who take the photos, they own them and share with the Creative Commons by Sharealike license. And particularly with OpenStreetMap, we provide open and free access to the imagery, as well as the data extracted for improving OpenStreetMap. Some of our open source projects within Mapillary include Mapillary.js. This is our library for viewing images and navigating between them. So this is on GitHub and completely open. It's based on WebGL and JavaScript. We also are maintaining OpenSFM, which is for structure from motion. And this is a computer vision pipeline for reconstructing scenes in three dimensions from photographs. We have Mapillary tools for processing images with geotags and timestamps to upload them to our servers. And we have integrations with OpenStreetMap, including the ID editor and a plugin for JOSM. We have mobile SDKs we released this year for Android and iOS. So these help handle creating GPX, interpolating GPS data between photos, and more features that make it so you can have Mapillary in your own mobile applications. As far as open data, we're very focused, as I mentioned, on providing this to communities. So we have individual users, we have businesses, nonprofits, governments. They're all collecting imagery throughout the world. And because they all come to Mapillary, it becomes a form of open data. So open data is not just shapefiles, GeoJSONs, but it can be the JPEG, PNG images that we are hosting and serving back to map editors. We also are now extracting point features from images. So things like trash bins, crosswalks, street lights, these are now available as GeoJSON data. So we are open to developers who want to make applications for OpenStreetMap and want to have access to this data in order to aid people in improving that map. We have a Complete the Map application. This was made to help communities plan where they want to capture new images and track progress. So the idea is to turn everything into green squares for 100% progress. We recently did a winter competition for this and collected several million photos across several continents as well. So it's a great tool for using in your local community and for connecting with the global community.
And we have GoToMapillary created by Enrico Ferraguti, who is a member of this community. And this brings the images in Mapillary into QGIS, allows you to get the ground level context with pictures relating to the data that you're working on. It's also a very powerful tool. Pic4Review is created by Adrien Pevier in France. This allows you to verify OpenStreetMap data with images or add new attributes, such as handicap access. And finally, Deraviste allows you to create new data by clicking on the images and then adding it to OpenStreetMap. Recently, we released Capture Projects. So this is a new application to help you plan where you want to capture with a grid system. And finally, we just want to make clear that you can use any kind of camera, GoPro, mobile phone, 360 camera. And all of these are compatible with Mapillary and can get you started on mapping. So whether you're on a bicycle, on foot, or in a car, we welcome any contributions. And it's always open to bring back into OpenStreetMap. Thank you. Grazie mille.